Ciao ragazzi. Prova. It's wedged shut. It worked. Detective Carnby, how good of you to come. Let me pour you a drink. What happened here? This place looks like it was hit by a bomb. Welcome to the madhouse, Detective. Thanks. Did the ceiling just collapse? I heard it was something in the attic, something that was supposed to happen but didn't. Could have such consequences is beyond me. The truth is, I don't know why the room looks like this. But I bet your friend Jeremy does. You know where I could find him? Oh, somewhere in his past, I suppose. He keeps going on about that mysterious dark man. I think he is hiding from him. Or maybe he's with him. I can't really keep up. I don't worry much. Take a look around this room. You may think it looks spectacularly devastated, but I just think it's finally found its stride. It fits perfectly with the state of this place and its
loonies. The same goes for the nonsense with Jeremy. In my eyes, we finally managed to match the wild ride inside all of us. Well, I'm happy you find the evening so harmonious. I hope you don't mind me setting things right. Jeremy's business, that is. This room looks beyond my capabilities. Good luck, detective. Hope to see you again soon. Yeah. Evening, miss. Ciao Simo. In attesa del microfono sono riuscito a mettere un po' a posto i rumori e tutti. Ho applicato un filtro al rumore e fischiamento. Capito, bene. Per dopo, siringhe e vignette. On the common place of evil, there lies virtue and stark irreverence, careless thoughts of luminous indifference. More of that aggressive rot. Thank you.
successo? Canticchiato. Cosa? Posso canticchiare? Sei un dittatore. She's dead. I don't know how she died. She looks peaceful now. Di sopra al primo piano. Lasciano tutto. E non so dov'è. Il canocchiale era dove al primo piano dove c'erano tutte le statue di un negozio di scheletri o cosa. There's something missing. I don't think I have everything I need. No, quella è la bambina. Quella do prima. Vai a destra. Ah, sì, ricordo. Il canocchiale è a destra. Nella stanza a destra. Lì davanti. No, c'è l'occhiale. Ha fatto puff il cannocchiale. Perusi's body looked unharmed. Combi couldn't figure out how she died. It's stained. Looks like some kind of rot. E allora, ricordiamo qua. Era questo primo piano. I need the key. Okay.
Riuscì a cercare qualche piano di sotto. Mi incontravamo male. Stanza di... Stanza di genere. Stanza di Perosi, no. Appartamento, soggiorno, bagno, stanza di... Non era nella stanza di Cassandra? Io mi ricordo che era nella stanza di Cassandra. Non è quella lì l'unica cosa che c'è lì? Soggiorno? È dietro di me? Dal diretto perché la parte di bambina che non era qua, stava proprio parte sotto. Qua c'è la bambina, la Lotti. Questo non è il piano, questa è l'altra stanza con i medicinali. Sì, però mi ha detto che qua è dove c'è la cassaforte, quindi dici che non ho la mia storia. Qua abbiamo preso il fucile. Le bestemmie dove abbiamo spento. Di lì si esce per andare, quindi per forza di là. Come di là? Che hanno inventato hanno creato una nuova casa nel mentre. Quello che mancava. Vabbè, il medicinale sai dove metterlo. Il medicinale sai dove metterlo. Sono sicuri di averne sempre uno disponibile. Questo è quello che ho appena aperto intorno nella casa distrutta. Mi si è persi. Non trovo più. Non trovo più dove stava il canocchiale. No, di qua va. Palle. Regola. Così. Bravissimo. Forse niente, se lo metto a puntare, se lo regolare, va. No, vedi, vedi qualcosa da fare. Ecco, messo a poco. Devo trovare quella luce. Trova le coordinate del talismano per raggiungere... Le coordinate del talismano... E dove cavolo sia? Ah, un puzzle. Mi ha aperto un puzzle che siamo in un altro mondo. Guardiamo il puzzle. Allora, io e te con i puzzle. Allora,
sì, lo sto facendo anch'io. Quello lì anda in mezzo, secondo me. Questo potrebbe essere un sotto, così. Questo potrebbe andare qua. Allora, la parte destra e quella centrale per me l'abbiamo fatta. Devo sistemarla. Mm-hmm. Allora, questo va su. Quello va in alto. What's going on? It's dialing in something all on its own and it's showing the way to another memory? Where is that? Another world seeping into Desetto. Was this a taste of... dall'altra parte, sono sicuro. Trovavo questa porta qui. Trovavo questa. Poi dietro al sopra. Dai, quel puzzle qua mi è piaciuto, però era strano. Sì. Non so se ti complica, qualcuno deve essere semplice. Selezione il flacone. Ah, devo mettere in fila. Com'è che era? 975? Sì, che era 7-5, abbiamo invertito 7 col 9. No. 5-7, 7 era l'ultimo. Cioè, fai 9 la prima volta, 9-5-7. Almeno che non me lo dà più perché... L'hai già fatto. Non puoi muovere in nessun altro modo? No, ma mi dice, me le deve dare per forza perché mi deve dare il puzzle del mappamondo. No, no, è vero. Mi deve dare il puzzle del mappamondo, quindi devo trovare la combinazione. A meno che... No, prova. Ah, aspetta. Vedi che di fianco alle boccettine uno c'è una croce.
7 di fianco ce n'ha un altro. E il l'ultimo c'è sempre quel meno lì. Devo trovare la posizione del 5. Oh, ok. Croce. Croce. Ah no, qua, era qua, aspetta, c'era lista, eccola qua, la vostra medicina. No. Quindi non era questo. Pezzi della piastra. No. No. Qua c'era qualcos'altro. È saltato questa medicina, ho letto, eh. Scendi sotto. No, l'ho letto, ma non me la dà. Ok. Vedi che non mi dà la sequenza. Ma nessuno, non te la dà la sequenza la medicina, era questo quello delle medicine? Non ti ha mai dato la sequenza questo qua. Per questa cosa qui non ti aveva mai dato la sequenza. Per boccette. No, non lo so, non l'avrò visto magari. Vai nel lutto. Vai nel? Con la cosa sotto. Nella cosa sotto. Vabbè, ci ho provato. Porco due, perché sei dentro? Cancella. Yes. Beh dai, non è così tante. Almeno che servivano solo per questo. Però parla, aspetta, c'era una cosa. Vedi, piatti della piastra. Non vorrei che sia questo, quel mappamondo. Ah no, questo.
questa è quella che abbiamo trovato per andare avanti nel quello sotto. Sì, la go. I'm glad to see you made it. I had my doubts, but the hope you instilled has yet abandoned me. I guess this must be Tarawea. Production. Who are you? My name is Juan Luis Jorge, and this is indeed the convent of Tarawea. You'll have to excuse me, but Yermi never got your name. The name's Edward Carnby. I'm a private investigator. You're not a patient, are you? No. I'm the author of a book that Yermi once found important. How does that work? Are you part of this memory as well? Is this even a memory? I think calling me a manifestation of Yermi's subconscious would be more correct. And so is the convent of Tarawea. I'm a man Yermi has never met. And we are in a place that he has never been. Okay. So are you here to guide me or something? I have no more purpose than you do. I simply am. I will happily help you, of course, if I'm able. If you are already somehow part of Jeremy, why did he want to come here? Isn't he sort of here already? Jeremy wanted to come here because it's a representation of his mind at peace. When Dr. Gray asks him to find his focus during his sessions, this far-flung convent is what Jeremy imagines. He is under the impression that if he could physically come here, he would reach a perfect equanimity, a spiritual apotheosis. You don't think it would work? Jeremy subconsciously knows it's just wishful thinking. He can't come here. Despite the pathways opened by the dark man between Derceto and Jeremy's psyche, it's simply not possible. But I'm here. Indeed.
It's a shame it's just another place for you, Detective. Otherwise, you could have become a Buddha. Always a bridesmaid, never a blushing bride. Am I right? Yes, I suppose so. You'll have to chase enlightenment elsewhere. So what's the next best thing? What can I do here? You should seek out the convent library and try to find the truth about Yermi's relationship with the Dark Man. It's the sort of knowledge he represses and is unable to reflect on. Will it tell me how to break the pact? Perhaps. At least you'll have something to confront Yermi with. Wait, why can't you just tell me? I don't know such things. You'd be better off consulting the texts of Dr. Freud if you want such answers. No thanks, I hate trust. There is another thing you should know about the library. Amma. He is here as well. The Dark Man has been working his way through the text for a long, long time. He's here? How am I supposed to get past him? Be careful, Detective. Oh, jeez. Just perfect. Questo stronzo primo lo richiama, dopo lo risetta a testa in minchia. Con due piani. There's something missing. Esplora. The great library was endless, beautiful, and terrible. An Akashic record for the universe inside the mind of Jeremy Hartwood. Now,
nel terreno. Piano, scendi giù. Devi stare lontano da lui e dalla nebbia nera. Eh sì, ho visto. Ok. Via. Thank you.
ho detto come ci sei arrivato prima, scendendo le scale e facendo il giro dall'altro lato. Ma dove hai messo prima il medaglione del primo? Non c'erano poi a passi delle scale. Esatto. La musica come era, perché come stava spaccando i timpani.
was in the hot autumn that I went through the night with the restless crowds. He was a kind of itinerant showman who held forth in public halls and aroused widespread fear. The New Orleans address of the event is lost, but I remember distinctly the Prext Shipping Company pressing their contribution. Hey. Detective! Juan! Juan! I hope you found what you were looking for. I fear there is no hope. So close. There must be something I can work with. Come on, Carmby, think. Think. The shipping company. Prext. Right. Good luck, detective. Un secondo. Thank God you're here, detective. Sitting all alone in a place like this? I'd never live it down if the papers got wind of it. Hey. Ruth, right? Ho sentito Maggie, ti parlavo, ma I'm sure you have a whole file on me by now, detective. Non so se sei basso o proprio non ci sei. I suppose we weren't formally introduced. I'm Ruth Talon. Miss Ruth Talon, in case you're wondering. Edward Carmby. Enchanté. Seguiti si, thank you. Okay. Are you sure? I had too many already. Devo mettere a posto. Nice. It's good. I know. I have great taste, detective. I heard you're trying to break Jeremy's promise to the dog man. Yeah. Do you know anything about that kind of stuff? No. But it makes you wonder. If he made a promise, can't he simply stand by his words? Look, I'm just trying to get Jeremy out of a bad deal, so he'll come back with us to New Orleans. Well, if all fails. What are you doing? It's a sign of submission to the dark man. I saw it in a dream once. What? You don't know the Prext Shipping Company by any chance? I do. They made big money during the war. Their waterfront office is just over there. How did you do that? Do what, detective? Bonne chance. Hey, have you seen Emily Hartwood anywhere? Are you trying to make me jealous, detective? No, I haven't seen your doll anywhere. Prext Shipping Company. According to the book in Tarawea, the Dark Man is connected to a performance that Jeremy went to somewhere in New Orleans. I'm sure I can find the address inside. Allora. L'ho alzato. Così dovrebbe sentirsi un pelo di più.
Sì, ha giusto un pelo, eh. It's locked from the other side. Per mitragliatrice. Oh, c'è anche una mitragliatrice. Ottimo, così cattivi più forti, uccidere più velocemente. Out of bullets. I'm on. Ah, ma che birra, c'ho il pompa. Me l'ero dimenticato. Sai che non me lo ricordavo più. Però ho finito le vite. Must be another way inside. Okay.
no way I can get this out of the way with my bare hands. But if I get that crane going, that should do it. Bloccato. Ha buggato il gioco. E niente, mi tocca ricaricare. Sì, ma no, aspetta, carica. Mi ha dato... capo 11.08. Però è una stronzata così. Vediamo se riesco a uscire. Stronzata. Da dentro qua, quindi uscire una luna. Allora, vediamo di non incastrarci lì.
salvare prima di incastrarci lì. Ancora la... Salviamo. Sì, lo so, vi faccio più male. Lo so. Ah, quello mostro. Inside the warehouse. The office must be upstairs. Faccio l'ultimo pezzo.
Eccola la mitraglietta. La mitraglietta, sti cazzi. Hey, I always wanted to try one of these. Our ship was raided while in dock. All of his things were recovered, but blood was shed. Several men were carried into the mist. No, sicuro. Allora, la luna muore o uccide. Marco, ho bisogno di te, che queste cose sono rimbambito. Occidente, oriente, ponente. Occidente, sinistra, ovest. Oriente, est. Ponente. Non me lo ricordo, forse nord. Quindi la luna ponente. Occidente va. Manca levante. Sì, ma aspetta, questa mi sa che è il codice per aprire la cassaforte. Occidente, hai detto che è? Est. Occidente, ovest. Quindi? Destra o sinistra? Sinistro. Quindi il primo è sinistro, sarà così. Ma non mi dà nessuno. Poi era destra. Ponente, a parte dell'orizzonte dove tramonta il sole, vento che spiga da ovest. Quindi a sinistra, a destra, ma a sinistra così. Questa Marco è per aprire, è per aprire la cassaforte per me. Occidente, oriente, ponente. Non è stato fuggito, attaccato al porto, attaccato al porto, infatti non è stato attaccato, ma c'è stato niente. Nello spazio mi sa, non so se si può fare, ma tu vedi che c'è stato insegnato, non c'è niente. Muore a occidente, insegue l'oriente da ponente. Quindi cos'è? Sinistra, destra, sud? Però ci ha provato a sinistra, destra, sud. Fare sinistra, destra, su. Sinistra, destra, destra, su. E su come lo faccio? Su. Non so su. Quando mi porto giù, fai su.
Posso fare solo così? Posso solo muoverla a destra o a sinistra? Non puoi selezionare nulla. No. Perché dice che la luna muove a occidente. Quindi potrebbe essere occidente l'ultimo. Perché se muore magari finisce la combinazione. Ma vedi, però non posso cliccare lo stesso niente, perché anche quando li ho passati tutti non posso dire una X su nessuno. E come lo faccio la combinazione? Ah, boh. Potessi cliccare una X qualcosa. C'ho solo digita. Obiettivi, dici, cerca l'indizio dello spettacolo dell'uomo nero nella compagnia di navigazione, quindi è dentro là, perché loro mi dicono che l'hanno messo nella cassaforte. Io la cassaforte come la apro? Non posso neanche più andare. Dalle foglie ero arrivato. C'è da qualcosa da fare. Salvo e poi ci proviamo domani. Vedi? Prova con cazzo fai? La maniglia. Provare a muovere la maniglia destra quando fai il No, non me la seleziona. La seleziona? No. Solo digita. Non lo so. Vabbè, facciamo salva davanti qua. E non posso neanche fare salva partita, quindi devo per forza una cosa che è qui. Guarda, che stronzata. Ecco. Devo fare qualcosa qui per forza per non posso salvare. Vabbè, rimangono le foglie, che cosa devo fare? Non so come si fa. Devo andare a lavorare. Tanto lo lascio così. Boh. Ciao ragazzi.